Insomma, bimbi, oggi cipolle, oggi proprio pane e cipolle, cosa si mangia oggi? Oggi un sughino veloce veloce, mi dice Paola, vedete? Bene, anche il barattolo che ci butta dentro, oh, vai. Oggi proprio un sughino, un piccolo pranzettino veloce, anche perché in questa settimana, bimbi, si è fatto altro cene, pranzi, cene, no? Le ferie sono fatte anche per questo, uno dice sì, per riposarti, ma anche per gozzovigliare, a più non posso. Qualche giorno fa di sera siamo andati tipo sul mare, si è detto facciamo dei panini, visto la ristina, no? Semplice anche vederle, cotto e fontina, si è detto si va tutti sul mare, si mangia sul mare, alla terrazza Mascagni, che salutiamo. Quindi è tipo siamo andati lì e dei bimbi c'erano la ristina e bimbi pareva di mangiare zucchero. Proprio quelle della Hoppe, non erano fresche, vabbè, sono comprate. Beh, alla fine pareva davvero di mastià. O le copri fresche dal fornaio, se no bisogna che tu le metta nel toscapane a scaldarle, perché sono veramente una cosa abominevole. Non è mastià, è buttalo giù. Madonna vita, io non ce la faccio. Come mastià la gomma più. Insomma, si è fatto queste cose, nulla di particolare, cioè noi proprio si fa una vita normalissima e ci piace anche tanto, proprio la normalità, capito? E ieri, che era il compleanno di Maurizio, che salutiamo, e lì proprio si è buttata in casciara, proprio lì si è fatto delle risate, bimbi. Tanti auguri! Cosenza è cantatorino. Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Io ero convinta che cos'è. Eri a Cosenza. Sei convinta giù! Ma quali sono ora le Vai! Quella più lunga, capoluogo di regione. Allora c'è Reggio Calabria, sì. Poi c'è Emilia. Reggio Calabria. Reggio Calabria. Reggio Calabria. Reggio Calabria. Reggio Reggio Calabria. Era bello, sono sorda, no, chi vuole? Poi l'altro giorno ho voluto omaggiare e deliziare anche mia moglie con un ottimo caffè shakerato. Non ti piace, amore? Attenzione, guarda, l'ho presa appena. Boh, lonco. Boh, sapeva proprio di puzzo di piedi e merda. No, non è piedi, era merda, vero? Senti. Ora io ti vorrei ricordare Paola e le mezze falangette. Boh, queste giornate così silenziose, uggiose, da vede. Proprio immobili, proprio mi trasmettono un senso di come quando hai visto da bimbetto, da adolescente, no? Proprio cavalcavi l'estate e poi arrivavano queste giornate un po' spente, un po'. E capivi che nulla è eterno, capito? Che tutto finisce ma in un certo qual modo ricomincia. Dopo la pioggia c'è il sereno. Sai che quando stava per finire l'estate e poi dovevi riandare a scuola, c'avevi quel senso come per dire no, è tutto finito, però in realtà stava tutto cominciando di nuovo. Il meraviglioso è 29 luglio. Quello che, di cui sto parlando io, ma che te fingi o forse chissà che non mi segui, è del tipo che sto parlando del meraviglioso cerchio della vita, capito? Okay.
ma che veste è andata? Si è data la pasticchina, non sai quella lì è anti-acari? Quella lì ogni tre mesi. No, come si chiama? Quella lì. Pulci, zecche e pappataci. Pulci, zecche e pappataci e parabeni anche. Sì, ora, sono, la, tre. Sono tre pasticche belle ticce, infatti vanno spezzettate, hanno lo stesso colore della carne, quindi le ha visto Paola, gliela astutamente mischiate insieme a coso, alla svisa da bella, lei assaggia le patate e si piglia, portano via. Eh? Buona, poi la tua buccia c'ha tutto l'altro perché, no? Bellina, ha finito di mangiare. Brava, amore. Ma tesoro. Buona. Ok. Che melodia. Ma ragione la d'Urso, alla fine esce sempre il sole.